Buona domenica ai nostri amici appassionati, golosi di pasticceria. Oggi la nostra ricetta sarà curata dal nostro Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Allora, oggi ci proponi un dolce che fa parte della nostra tradizione, un grande classico, che però tu definisci un remake. Sì, in realtà il dolce in questione è la pizza dolce. Sì. È un grande classico della pasticceria abruzzese, forse il dolce per antonomasia, il dolce della festa. Sì, sì, no? Sì. Diciamo che è un dolce quasi mitologico, ci sono mille storie da poter raccontare. Sì. E anche mille varianti, perché poi comunque gli ingredienti sono sempre quelli. Però poi, sai, l'Abruzzo ha questa caratteristica, diciamo che le ricette cambiano di casa in casa. Assolutamente sì. Diciamo che era, comunque rimane il dolce della festa, del giorno importante. Sono mille miti, mille storie da poter raccontare. Beh, raccontamene una. Il fatto che, per esempio, si usava anche nei matrimoni, no? Sì. Era la torta del matrimonio. E era l'altezza di questa torta era commisurata alla ricchezza della famiglia, cioè più la torta era alta, più avevano speso per farla, quindi più erano benestanti, più era un bel matrimonio, ad esempio. Esatto, sì, è vero, questa cosa la sapevo anch'io. Sì, un po' come la storia dei cappelletti, però noi abruzzesi la facciamo al contrario, cioè più è grande e più è buona. Esatto. Comunque l'idea è questa, quella di snaturare le consistenze della preparazione. Sì. Quindi che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato una crema che però la facciamo senza farina, quindi è un dolce assolutamente gluten free. Ok, quindi senza glutine, perfetto. Esatto. Anche per i nostri amici celiaci. Abbiamo realizzato con il cioccolato un sorbetto al cacao aromatizzato con rum, perché la parte liquorosa nella pizza è importantissima. Esatto, deve esserci. Poi c'è un'altra parte della torta che è fondamentale, che è il caffè diventa una spugnetta. Dai. Noi in questo caso l'abbiamo fatta con la farina, ma esistono tecniche. Beh sì, basta cambiare la farina, mettere magari farina di riso. Sì, esatto, si può modificare tranquillamente. Noi oggi diciamo sempre la verità, quindi abbiamo fatto questa cosa perché ci era comodo. Sì. Per accorciare i tempi. Okay. E poi c'è l'ultima cosa che è già pronta, l'ingrediente forse più emblematico della preparazione è l'alkermes. Sì, che è diciamo, è il vero protagonista della pizza dolce. Senza il kermes è una torta, ma non è più la pizza dolce. Dobbiamo vedere questo colore rosso. La pizza rosso. Dolce è qua, somiglia moltissimo, di fondo è una zuppa inglese, se vogliamo, no? Beh sì, somiglia parecchio. Sì. E comunque noi abbiamo deciso di trasformare l'alkermes in una gelatina. Ok. Che poi napperà tutto il dessert con un gioco di trasparenze. Ecco, poi tutti gli ingredienti per realizzare eventualmente la pizza dolce come il nostro chef Alessandro li trovate in grafica alla fine della puntata. Allora. E allora, vogliamo iniziare? Allora, iniziamo col montaggio della crema, adesso ce la porteranno dalla nostra cucina. Sì. Andiamo a realizzare la spugna. Quindi la prima cosa da fare è realizzare la spugna. Sì, adesso, ma in realtà una volta preparati tutti, prima si prepara la crema, naturalmente si fa il sorbetto, si mette in gelatiera, si prepara la gelatina. Okay. La spugna in realtà è la cosa che si fa per ultimo, prima del montaggio. Ok, adesso che stai facendo? Allora, abbiamo un bicchiere di plastica che abbiamo forato sul fondo, non so se si vede. Io lo vedo. Ho fatto due piccoli buchetti. Sì. Okay. Mettiamo un po' di burro spray. Ok. Il nostro Massimiliano ci porta tutto il resto. Ok, allora. Grazie Massimiliano. Allora, andiamo a prendere la nostra crema, delicatamente. Sì. È una crema che abbiamo messo in abbattitore, che abbiamo fatto? L'abbiamo indurita per farla, per darci il tempo, perché è una crema, diciamo che è una crema senza farina. Ok, quindi è molto liquida. È una crema che è la crema cotta, la crème brûlée. Ok. La tecnica è quella. La dobbiamo indurire necessariamente, se no non abbiamo il tempo tecnico per il montaggio. Ok. Questi che si vedono sono bacche di vaniglia, giusto? Sì, sono i semini della vaniglia, sì, esatto. Allora, mettiamo la nostra spugnetta al microonde. Ah, dobbiamo cuocerla. Sì, perché così abbiamo anche una temperatura diversa nel dessert, avremo anche il caldo. Ah, quindi giochiamo non solo con le consistenze, ma anche con le temperature. Sì, certo. Allora, io adesso metto dei piccoli agglomerati di caramello. Sì. Come le hai fatte, Alessandro? Ho fatto il caramello a secco, poi l'ho steso.
Quando era duro l'ho passato in un robot da cucina. Hai fatto questi cristalli. Sì, esatto. Che non spareremo, quindi avremo la sensazione della crème brûlée del caramello, però senza andare col caramello, col cannello. Ok. Allora, nel frattempo la nostra spugna sta montando. Ecco, dici un po' cosa hai messo nel sifone in modo che i nostri amici telespettatori possano comprare allora, da casa. Uova, sì? C'è un cucchiaio di farina come detto, ma che sì, può essere sostituita. Ok, perché le dosi comunque precise poi sono in grafica. Caffè liofilizzato, sì? E una tazzina di espresso, okay, e del miele. Poi lo montiamo nel nostro sifone, gli diamo un bel colpo di micro. Ed a massima pronto, potenza, sì. E abbiamo questo, tra virgolette, pan di Spagna espresso, questa spugna. Io mi sono sempre chiesta come si fanno queste spugne che vedo fare dagli chef, ecco, che qua sembrano delle cose così difficili da fare. È semplicissima da fare. Sì, diciamo che basta avere un sifone. È un microonde, è in microonde questo caso. Ok. Sarà che io adoro il microonde e faccio tante cose con il microonde perché lo trovo molto pratico. No, io in realtà ne faccio poche perché mi piace la fiamma. E non è un riferimento politico. Ok. Abbiamo la nostra spugnetta. Mazza che velocità. Sì. Ma la cosa bella di averla snaturata è devo proprio... Devo comprare il sifone, ho deciso. La devo comprare. Questa spugna è fantastica. Vedi, questo è il nostro sì, sorbetto. È un sorbetto, quindi è fatto soltanto di cacao e acqua. Abbiamo voluto rendere... anche molto amaro. Ma è anche molto leggera, cioè nel senso che non è proprio... Eh sì, insomma deve essere un dessert da fine pasto, è un dessert del nostro ristorante. Quindi vedi... Ma che bello! La cioccolata col rum, il sì, caffè, la crema. E sono adesso... curiosa di vedere come utilizzerai la nostra gelatina. Ma devo dire che comunque non l'hai, cioè è un remake, però sono presenti chiaramente tutti gli elementi fondanti, sì, certo, di questo piatto della tradizione. Opa. Ah, andiamo proprio a coprire, ma dai! Ed ecco qua, questo è un dessert. Che eleganza! Atavico, però modernissimo adesso, soprattutto adatto a un fine pasto, insomma pizza dolce. Che eleganza! E poi, guarda, allora mi ha stupito proprio la preparazione veloce della spugna, perché non credevo si potesse realizzare in maniera così veloce e poi che si potesse avere questo risultato. E poi mi colpisce veramente la presenza chiaramente distinta di tutti gli elementi, cioè l'hai praticamente, diciamo, forse scomposta, perché comunque abbiamo la presenza del cioccolato, questa gelatina di Alkermes che dà colore ed è comunque presente, sì, moltissimo, il pan di Spagna con il caffè, cioè veramente, sì, guarda, abbiamo tutti gli ingredienti, tutti, diciamo tutte le sensazioni, crema. Quindi è questo quello importante, quello... Sono sicura che al palato proprio avrà quel sapore che ricorda, sì, poi... Sì, assolutamente sì, avrai una consistenza, quindi una grande leggerezza e la possibilità di poterla mangiare a fine pasto per intero. Infatti, guarda, devo dire che apprezzo molto questa tipologia di dolci per il fine pasto, perché poi anche io quando vado al ristorante a me piace assaggiare tutto, però poi non riesco mai a mangiare il dolce, perché poi a fine pasto magari uno non riesce, proprio per una questione ma di spazio. Ma il dessert è una parte importantissima invece, in un ristorante. Esatto, perché comunque racconta anche il ristorante stesso. Assolutamente, ma poi non si può, insomma, trascurare il dessert. È un momento fondamentale, anche perché è quello che rimane più impresso nella mente, è l'ultima cosa che mangio fra le ultime cose. È come, io dico sempre, è come il finale di un film, è quello che ricordi alla fine, no? Esatto, quindi, esatto. È proprio così. Quindi adesso abbiamo svelato il finale del nostro film, speriamo che vengano lo stesso a trovarci. Come no, ma come no, in questo caso abbiamo incuriosito, diciamo che abbiamo proposto il trailer, se vorrei per utilizzare un linguaggio tecnico, no? E quando vedi quella parte del film che condensa un po' tutto e ti lascia con la curiosità, il finale non è questo, il finale è quando ce l'hai sotto il palato. Assolutamente. E adesso io vado a fare il mio finale, vado a vedere il mio finale. Vi saluto, grazie ad Alessandro per essere stato insieme a noi. Torneremo molto presto a trovarlo e scoprire altre sue preparazioni, altri suoi piatti. Grazie Alessandro. Grazie, grazie. E grazie a voi, a domani. Buona domenica. We'll be right back.